Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai, io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Questa settimana video in atteso più per me che per voi, perché diciamo che questa settimana andiamo a parlare di quelli che sono i limiti dell'autorità del Master. Dovrebbe essere un argomento scontato fondamentalmente qualunque manuale di qualunque gioco. Vi dice qual è il limite dell'autorità del master, ma dato che mi è capitato di doverne parlare in maniera approfondita, ho deciso di dedicarci anche un video più che altro per non doverne riparlare in seguito e potermi limitare a linkare questa cosa o far vedere il video a qualcuno. Si, sì, diciamo che questo video serve più alla mia pigrizia, ma a quanto pare. La discussione in cui sono incappato mi ha fatto riflettere sul fatto che forse è meglio parlarne in maniera esplicita. Quindi, come dicevo, questa settimana andiamo a parlare di quali sono i limiti dell'autorità del Master e della leggendaria figura del Master Bio. Prima o poi tutti abbiamo o sentito parlare o incontrato di persona il famigerato Master Dio, signore padrone della sua quest e dominatore dal pugno di ferro per tutto quello che riguarda le regole e la narrazione. Per quanto questa figura possa sembrare infantile e anche abbastanza sciocca, per molte persone in realtà è stato veramente un problema e molti giocatori inesperti non riescono a capire istintivamente quale debba effettivamente essere il limite e l'autorità di un master. Dopotutto all'interno del gioco i poteri del master sembrano veramente essere paragonabili a quelli di un dio. E neanche uno dei dei simpatici e trombacchioni degli antichi Greci, qua siamo all'interno del campo dell'Antico Testamento. Dopotutto, però, è il Master che crea il mondo e che lo gestisce. Ogni azione all'interno del gioco deve passare da dall'avallo del master e la parola del master è legge. Quindi il master, da questo punto di vista è un dio. No, ovviamente no. Ovviamente quale sia la reale autorità del master dipende principalmente dal sistema di gioco in questione. Alcuni danno più autorità, altri meno. Ma dato che quando normalmente si parla del master dio lo si fa riferendosi al gioco di ruolo tradizionale, ci concentreremo su quello. Nei giochi di ruolo tradizionali... Uno dei compiti principali del Master è quello di essere l'arbitro delle regole e in quanto arbitro le sue decisioni sono per definizione insindacabili. Questo è voluto per evitare perdite di tempo durante la sessione di gioco. Se due giocatori cominciassero a visticciare tra di loro su quale regola si applica o se a ogni scena a ogni giocatore Cominciasse a contestare il regolamento, soprattutto sono regolamenti molto pesanti. Pensate semplicemente a un D20 system, un, banalmente un DD 3.5 sono una ventina di manuali di centinaia di pagine ognuno. Se a ogni minima percezione di applicazione scorretta delle regole si cominciassero a tirare fuori tutti i manuali, si perderebbe più tempo a cercare le regole sui manuali che a effettivamente giocare. A quel punto, avere una figura imparziale che decida sul momento quale regola si applica è comunque più conveniente anche nel caso la decisione presa dal Master in quel momento sia quella scorretta e comunque molto meglio andare avanti col gioco anche applicando male una regola e piuttosto controllarla in seguito che perdere un'ora di gioco per essere sicuri di applicare perfettamente la regola in quel momento normalmente in queste situazioni poi le regole vengono controllate dopo la sessione o tra una sessione e l'altra e dalla sessione dopo si applica la regola come è meglio che venga applicata il fatto di essere l'arbitro però non rende il master l'autorità assoluta del gioco anzi di fatto lui stesso è sottomesso al regolamento dato che la sua funzione è quello di far applicare le regole di conseguenza se non ci fossero le regole non ci sarebbe il master lui non ha autorità legislativa in questo senso, lui ha meramente un'autorità giudiziaria lui fa in modo che le persone agiscano secondo le regole che sono state con concordate da tutto il tavolo. Il gioco di ruolo tradizionale però molto spesso prevede quella che viene chiamata la regola d'oro, cioè il fatto che il master possa cambiare le regole se per qualche motivo queste sono deletere per il gioco o sono deleterie per la storia di conseguenza, potenzialmente il master potrebbe cambiare le regole per abusare dei suoi giocatori, ma in realtà questo sarebbe un abuso vero e proprio perché la regola d'oro non dice che il master può cambiare le regole come e quando vuole, dice che il master può cambiare le regole quando queste sono delettere per il gioco fondamentalmente i designer, che sono quelli che effettivamente hanno le competenze per scrivere le regole, partono dal presupposto che comunque loro non possono conoscere ogni singola situazione possibile che uscirà in ogni singolo gruppo di gioco possibile. Loro scrivono le regole per applicarle nella quantità più generica ampia possibile di situazioni ma riconoscono il fatto che possano esserci delle situazioni all'interno del gioco che non sono state previste e che quindi fondamentalmente devono essere autoregolamentate dal tavolo questo però presuppone che la regola venga cambiata non in maniera arbitraria dal master ma venga cambiata fondamentalmente per volontà dell'intero gruppo di gioco quando si vede che una regola non funziona, i giocatori chiederanno al master di cambiarla. Il master potrebbe anche cambiare una regola preventivamente perché per sua esperienza personale sa che i giocatori non, non sarebbero contenti con quella regola. O magari potrebbe cambiare una regola perché questa andrebbe contro la sua storia. L'esempio classico che viene fatto è quello del teletrasporto. Il Master ha preparato una quest che prevede dei lunghi spostamenti tra una città e l'altra e l'intera ambientazione crollerebbe se la gente potesse teletrasportarsi semplicemente da una parte all'altra. C'è da dire che molto probabilmente in un caso del genere il master avrebbe proprio sbagliato la scelta del sistema più che la regola. Però Dato che non giocare la Quest sicuramente non sarebbe divertente per i suoi giocatori, il master potrebbe decidere di cambiare quella regola e, per esempio, dichiarare che non ci siano più incantesimi di teletrasporto disponibili. Questo, comunque, lo rende sottoposto alla sua stessa regola. Non è che una volta cambiate le regole poi il master può continuare a fare cosa vuole. Quelle saranno le nuove regole concordate dal party e a quelle regole il master continuerà a essere sottomesso anche se sono regole che ha scritto lui stesso nel gioco tradizionale il master ha anche un potere decisionale superiore per quello che riguarda proprio il mondo di gioco l'immaginario di gioco condiviso è il master molto spesso che scrive l'ambientazione anche se in realtà non è necessario un master potrebbe prendere un'ambientazione già scritta da altri o semplicemente l'intero tavolo potrebbe scrivere un'ambientazione in maniera collettiva. Nella mia esperienza in realtà il caso più comune è quello che l'ambientazione venga scritta collaborativamente da tutto il tavolo e poi il master abbia più che altro un ruolo di revisione per fare in modo che le varie idee espresse dai vari giocatori siano messe in maniera coerente per evitare che il mondo sia proprio un collage di cose che non c'entrano l'una con l'altra. Comunque, diciamo che è il master che dice dove scorgono i fiumi, dove si innalzano le montagne, dove sorgono le città. Questa autorità però, in realtà, quando il gioco è effettivamente iniziato, è già sparita. Perché una volta che qualcosa viene presentato all'interno del gioco, quel qualcosa rimane fisso permanente all'interno del mondo immaginario, tanto per il master, quanto per i giocatori. Il master decide dove scorre il fiume, ma una volta che il master ha detto che lì scorre il fiume, il master non può alterare quel percorso del fiume più di quanto possano fare il resto del tavolo, i giocatori. Avrà bisogno di un ottimo motivo e di agire all'interno dell'ambientazione per spostarlo, ma quella è una cosa che possono fare anche i giocatori. I giocatori possono dichiarare che costruiscono una diga. Il master può dichiarare che il cattivo della storia faccia costruire una diga. I personaggi giocanti stessi rappresentano forse il limite ultimo dell'autorità del master. Il master gestisce il mondo, crea le storie e può utilizzare tutti i PNG che desidera, ma in realtà non può agire direttamente in nessun modo nei confronti dei PG se non attraverso degli intermediari anche questo è molto antico testamento se il master vuole che quei fastidiosi avventurieri muoiano non potrà semplicemente dichiararli morti dovrà farli attaccare dalla sua banda di goblin dalle spade arrugginite e sperare che questi li ammazzino se il Master vuole che gli avventurieri fuggano terrorizzati, non potrà semplicemente dirgli che fuggono, ma dovrà inserire in gioco una creatura che abbia in qualche modo l'abilità di mettere in fuga l'avversario. Il Master non può dire ai giocatori che cosa fanno, che cosa pensano i loro personaggi, può al massimo sforzarsi di creare una situazione. Che favorisca un determinato tipo di comportamento rispetto a un altro. O sicuramente il master potrebbe creare una situazione di gioco talmente a senso unico che gli avventurieri non potrebbero far altro che morire. Ma in realtà questa è l'ultima cosa che il master vuole. Perché per quanto il mondo possa essere verosimile, dettagliato e avere una parvenza di autosostenibilità in realtà tutto quello che esiste nel gioco esiste solo in funzione del fatto che all'interno di quel gioco i personaggi giocanti vivono le loro avventure sono i pg a essere il centro del mondo e tutto il resto è creato in funzione di questo se i personaggi giocanti muoiono la storia semplicemente finisce niente parti niente mondo e niente, mondo, niente Master. Immagino però che a questo punto ci sarà qualcuno di voi che è già lì alla tastiera a scrivere nei commenti: sì, va bene, ma tutto questo ha senso solo se il Master agisce all'interno dei limiti della sua autorità. Ma il Master Dio, per definizione, va al di là dei propri limiti. Il master dio posiziona una città e poi la sposta senza dare giustificazioni, il master dio cambia le regole e poi le ricambia di nuovo e poi le ricambia una terza volta durante la sessione senza rendere conto a nessuno e il master dio ammazza i personaggi e risolve le situazioni come gli pare e piace. Sì, vero, verissimo, un master può andare in un totale delirio di onnipotenza e fondamentalmente eccedere di molto quello che è il limite previsto del suo ruolo ora qua bisognerebbe fare anche un minimo di riflessione filosofica un master che non agisca all'interno del suo ruolo è un master se io andassi a un torneo di scacchi e prendessi a pugni tutti i miei avversari fino a quando non mi dichiarano il vincitore sarei effettivamente un campione di scacchi Fortunatamente a noi la filosofia in questo caso non serve, perché c'è un ultimo limite dell'autorità del master che molto spesso la gente tende a dimenticare. Quella del master è una carica elettiva, nella maggior parte dei casi non avviene una formale elezione del master, non è che ci sono delle votazioni per alzata di mano su chi vuole essere il nuovo master, anche se personalmente l'ho visto succedere. Normalmente il master viene scelto per ricoprire quel ruolo o perché si è offerto come volontario o perché è ritenuto essere tra i membri del gruppo quello che abbia conoscenze o comunque competenze superiori e quindi in grado di gestire un incarico di responsabilità superiore. Questo però non la rende una carica meno elettiva. L'autorità del master è tale perché quella è l'autorità che gli altri membri del gruppo gli hanno concesso, e in quanto tale la sua autorità potrebbe venirgli negata dai membri del gruppo in qualsiasi momento. Quando un master dimentica che il suo scopo principale è quello di garantire l'intrattenimento al gruppo e che tutti gli altri poteri che gli sono concessi sono semplicemente funzionali a quello scopo. Vuol dire che quel master ha evidentemente o frainteso o dimenticato quali sono i doveri legati alla sua carica, e da qui derivano tutti quei racconti orrorifici che avrete vissuto o avrete sentito raccontare da altri sul famigerato master dio che abusa dei suoi poteri ed è lì per punire e frustrare i giocatori invece che farlo divertire. Ma a questo problema in realtà c'è una soluzione molto molto semplice. Basta semplicemente alzarsi e dire: Dalla prossima sessione masterò io. Puff! Tutta l'autorità del master Dio è sparita. Dopotutto, un master che davvero voglia comportarsi come un Dio dovrebbe cominciare a farlo nella maniera appropriata. Non con piogge di fuoco e roghi di eretici, ma agendo come forza invisibile che permea ogni aspetto del gioco e ogni aspetto dell'ambientazione, agendo in maniera così sottile e invisibile che la gente dubiti persino della sua reale esistenza. Il master che non riesce a fare. Questo non riesce a garantire una esperienza soddisfacente per i suoi giocatori, per quanto si ritenga essere illuminato ed esperto, è semplicemente un incompetente se non un frustrato. In entrambi i casi è palesemente inadeguato per ricoprire la carica del master e da lì deve semplicemente essere tolto. Diciamo che per questo video è tutto, spero che torni utile più che altro a quelli che sono da poco all'interno del mondo del gioco di ruolo, magari anche da poco all'interno del gioco di ruolo tradizionale e che quindi capita abbiano dei frantendimenti su cosa effettivamente il master abbia diritto di fare e che cosa no e che quindi magari anche inconsapevolmente in questo momento sono sotto la dittatura di un palese incompetente e non si rendono conto che quel master va cacciato. E anche, anche se una situazione capita molto meno spesso, tutti quelli che si laumentano dell'autorità del master senza capire che no, all'interno del gioco di ruolo tradizionale, effettivamente, il master ha molta più autorità di quello che è il gioco di ruolo di nuova generazione. È una delle Cose che differenziano i due tipi di gioco. Comunque, adesso sarebbe bene sapere da voi come voi avete incontrato per la prima volta la figura del Master Dio. Se ci siete passati di persona, e so che alcuni di voi l'hanno fatto, e come avete fatto a uscire da quella situazione. Se avete cacciato il Master, se siete riusciti a farlo tornare alla regione, scrivetemi tutto nei commenti. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale, iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video. Adesso devo andare a spostare quel macigno talmente grosso che neanche io posso spostarlo.